In questa lezione approfondiamo la conoscenza degli ETC, Exchange Traded Commodities. Ne parliamo con Marcello Kelly di Société Générale in Italia. Vediamo come si usano e che cosa sono. Gli ETC sono degli strumenti che replicano un sottostante o un indice. Tipicamente sono molto conosciuti perché replicano singole materie prime, come per esempio l'oro, l'argento, il gas naturale, il petrolio, o un paniere di materie prime. A lato degli ETC ci sono anche gli ETN, Exchange Traded Note, che invece vanno su tutti i sottostanti che non siano materie prime, come le azioni, le obbligazioni e le valute. Tipicamente gli investitori meno esperti tendono a confondere gli ETC e gli ETN con gli ETF, quindi con gli Exchange Traded Fund. Vediamo allora qual è la differenza tra gli ETF, gli ETC e gli ETN. Gli ETF sono dei fondi o delle SICAV quotate su borsa italiana che rientrano all'interno di una direttiva che si chiama UCITS, che presuppone alcune caratteristiche stringenti per essere denominati appunto UCITS. Gli ETC invece sono, e anche gli ETN, sono invece degli strumenti finanziari che non devono sottostare a tali restrizioni. Per esempio possono avere una leva superiore al 2, la leva 2 è la leva maggiore che può avere un ETF, o possono essere anche non diversificati, cioè possono replicare un unico sottostante, come ho detto prima, solamente l'oro. Vediamo ora i vantaggi di questo strumento. Tra i vantaggi degli ETC ricordiamo che sono strumenti quotati e negoziati su borsa italiana, hanno un lotto minimo estremamente contenuto di un ETC, quindi di poche decine di euro, e hanno costi molto semplici. Vengono negoziati esattamente come le azioni. Vediamo ora i rischi. Tra i rischi degli ETC citiamo sicuramente in alcuni casi la mancata diversificazione, cioè possono insistere su un unico sottostante, il fatto che possono avere anche leve elevate, anche 3, 4, 5 come leva, il fatto che in alcuni casi l'ETC si rifà ai future e non alla materia prima prezzo spot, come c'è il prezzo attuale, e quindi in situazioni molto particolari che vengono definite di contango, mantenere la posizione sull'ETC può risultare particolarmente oneroso. Infine, per gli ETC short e a leva esiste il rischio relativo all'effetto del tasso composto che abbiamo già visto per quanto riguarda gli ETF. Vediamo ora a quali strategie si prestano questi strumenti finanziari. Gli ETC possono essere utilizzati per investimenti di breve o di lungo periodo, possono essere utilizzati in ottica speculativa, per esempio gli ETC short o gli ETC a leva, ed infine per realizzare strategie long short, market neutral, che però sono troppo tecniche per trovare in questo momento una spiegazione. Abbiamo quindi capito che anche questi strumenti vanno maneggiati con cura. Vanno bene quindi solo per investitori evoluti con un'alta propensione al rischio.